Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara dell'Essence. Si chiama Lash Princess Volume Mascara. È quello fatto così arancione con questa specie di corpetto che era molto carino. E poi dopo nell'info box vi scrivo anche il prezzo e questo è lo scovolino. Fatto un po' a curva. Certo che ora è molto sporco e vi mostro anche i difetti perché ha dei pregi e dei difetti. Allora, intanto, prima di tutto, vi faccio vedere come si comporta. Dunque, visto il come lavora, che effettivamente è un bel mascara, bello nero, come tutti i mascara dell'Essence, è inutile, i mascara loro sono belli neri e belli colorati, le due passate sono molto colorati, e l'ho trovato che comunque sia prende bene le ciglia, è facile da applicare, lo scovolino è comodo, le allunga bene e le rende anche un po' più infoltite perché come si chiama? La texture le avvolge bene, quindi si vedono belle belle. L'unica pecca che devo dire è che dopo un paio di utilizzi questo scovolino tende a riempirsi, cioè guardate come viene su. Ok? È davvero pienissimo di prodotto e quindi devo stare a pulirlo benissimo prima di applicarlo e in questo modo consumo tantissimo prodotto perché non posso pulirlo solo ai lati come ad esempio sto facendo adesso, ma vedete che se lo pulisco prima di tirarlo su resta tutto nel bordo e quindi faccio un poccio. Dovrei andarlo dopo. Allora lo tiro su, lo pulisco con una velina e poi lo applico, però si consuma tantissimo prodotto, anche se è vero, è un prodotto low cost, quindi va bene. Però questa formula non mi piace, cioè è bellissima per l'effetto che ha, ma cos'è questa cosa? È impossibile applicarlo sulle ciglia. Probabilmente è la formula molto densa, che però è buona, ma in questo tipo di scovolino così unito lo ne raggruppa troppo, quindi sta facendo un poccio e io questo, anche se ha un bel effetto, anche se comunque si accosta poco, anche se non mi ha deluso, per come si sta comportando, lo butto e lo boccio, mi dispiace, quindi state lontano. Fatemi sapere però se è una cosa che sta succedendo solo a me, anche se con il mascara non mi era mai capitato, oppure se sta succedendo anche a voi o vi è capitato. Ed ditemi anche se avete provato questo prodotto, come vi trovate. Io come sempre spero sia stato utile ed se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciatemi un like. Così non perdete le prossime recensioni beauty e mi raccomando la campanella, così siete avvisati quando carico un altro video e alla prossima! Ciao!